Si chiama Tinkerbell, campanellino, come la fatina dispettosa di Peter Pan, anche se la disavventura vissuta da questa cagnolina fa più pensare alla Dorothy del fantastico mondo di Oz. Ecco la storia della Chihuahua spazzata via dal vento. È accaduto a Detroit, nel Michigan, Stati Uniti. La piccola quattro zampe, una cucciolina di 8 mesi dal peso di 3 kg circa, è finita, meteorologicamente parlando, nell'occhio del ciclone, trascinata via dal vento. Per 2 giorni i proprietari, i signori Atley, 2 settantenni di Rochester, sono stati in pena, pensando a cosa potesse essere accaduto alla loro adorata pelosetta. Una vicenda incredibile, tanto quanto il lieto fine. I due hanno potuto riabbracciarla. Nonostante Campanellino fosse stata scaraventata lontano dal vento, le sue condizioni sono apparse piuttosto buone. Un vero miracolo, considerato che la spinta dell'aria era stata talmente forte da farle scavalcare addirittura un'autostrada. La disavventura è accaduta sullo sfondo di un mercatino dell'antiquariato che i coniugi erano andati a visitare nei sobborghi di Detroit. Improvvisamente su di loro si è abbattuto un fortissimo temporale e nonostante Tinkerbell fosse tenuta al guinzaglio, la tempesta l'ha letteralmente spazzata via sotto gli occhi sbigottiti di tutti i presenti che hanno raccontato di averla vista volare. Per ben 24 ore in molti, fra venditori ambulanti e presenti, si sono adoperati per cercarla, di lei però nessuna traccia. Poi, quando le speranze sembravano ormai perdute, una bella notizia ha bussato alla porta di marito e moglie. La Chihuahua era stata trovata ai margini di un bosco, ad oltre 1 chilometro di distanza. Nessuna ferita per Campanellino, solo il pelo sporco ed un grandissimo spavento. Gli Atley, ancora oggi, non riescono a spiegarsi come Campanellino possa essere sopravvissuta. Forse avevano ragione i latini quando dicevano nomina sunt omina, ovvero un nome, un destino.